Oddio, che ansia. Luci rosse. Via, vai, 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 vai. Occhio, occhio, piano, non toccarlo. Tieni la posizione, tieni la posizione. Piano, piano, per favore. Mamma mia, che ansia sta prima curva. No, non posso guardare. No, è andato, meno male. Ebbene, siamo alla partenza. Concentrazione, mi raccomando. Luci rosse, via. Scatta, 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 non ti fermare. Superali tutti e buttalo fuori questo qua. Poi dentro come un pazzo alla prima curva. Sì, sono passato. No, cavolo, ho guadagnato solo 10 posizioni. Vabbè, me li faccio. Mamma mia, che spettacolo. Ah, la Formula 1 con sti ambienti è bellissima. Va, va, il sole sull'Albert Park. Veramente uno spettacolo. Cioè, ma poi vogliamo parlare del tramonto ad Abu Dhabi. Cioè, è veramente qualcosa di epico. Poi quando piano piano diventa notturna è magico. Anche la pioggia ha il suo fascino, eh. La corsa ai box, il talento del pilota che viene fuori. Non c'è niente da fare. Il meteo variabile in F1 è il top. Forte, ma com'è realistico il meteo? Anche Abu Dhabi che parte di giorno e finisce di notte. Mamma mia, certo che però anche il tramonto con sto sole in faccia fai fatica a guardare. Meglio cambiare pista prima di perdere decimi. Mamma mia, non ce la facevo più. Peggio non potevo trovare. Oh, ecco qua Silverstone, molto meglio. Orario fisso e... No, dai, ma piove! Perfetto, così adesso non ho il sole ma ho l'acqua che mi spruzzano in faccia agli altri. Oh, no, 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 la curva! No! Aspetta, aspetta, cosa sta succedendo? Fammi sentire la radio. Cavoli, hanno avuto un bel po' da parlare, eh? Interessante. O almeno lo sarebbe se ci avessi capito qualcosa. Parlano troppo veloce. Ma mettiamo dei sottotitoli tipo Netflix, no? No, 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 no! Cavoli, ho beccato quello davanti. Spero di non aver fatto danni. Ah, chiediamo info all'ingegnere. Alex, condizioni veicolo. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Cosa? Alex, condizioni veicolo. Sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Oh, ma cos'è? Ti sei bevuto l'olio dei freni? Aspetta, ma questo mi sembra tedesco. Ho sbagliato a mettere lingua. Ok, adesso è po- No, mi è venuto il singhiozzo. Condizioni... Veicolo! Segnale disturbato, ripeti. Va bene, seleziono manualmente. No, ho sbagliato meno. No! L'ala anteriore è ridotta davvero male, rientra ai box in questo giro. Grazie Alex, dallo spavento mi è pure passato. Allora, vediamo, che scuderia posso scegliere? Mercedes, Red Bull, Renault, Alfa... Ma no, dai, il mito non si batte. Prendiamo la Ferrari. Ma che roba, li tengo tutti dietro! Tranne la Mercedes, ovviamente. Dai, su, devo recuperare quella di Hamilton. Però devo dire che la macchina va, eh. Ah, niente, terzo. Vabbè, sembra una buona posizione. Tanto ormai si sa che vincono le Mercedes. Quindi, praticamente, come arrivare primi. No, cavoli, sono arrivato tardi. Devo smetterla di fare video tutti i giorni. Dai, forza, accenditi, accenditi. Dai, dai, forza Ferrari, che quest'anno è l'anno del riscatto, me lo sento. No, vabbè, dai, ma io comincio a guardare i kart. Beh, dai, almeno non ci sarà in testa la Mercedes. Non siamo mica in un videogioco. Non mica possono vincere solo loro, no? Ecco, ti pareva, vincono pure qui. Cioè, ma fategli un campionato a parte, non lo so. Adesso subito, test di familiarità con il tracciato, gestione gomme e completiamo proprio tutti i test che neanche un collaudatore. Ok, partiamo con la familiarità. Passiamo la porta. Ok, ora zona DRS. Altra porta, e dai che ne manca una. No, ho saltato l'ultima. E ho pure disattivato il flashback. Vabbè dai, basta, vado alle qualifiche. Il setup lo scarico da internet. Perfetto, qualifiche, ci siamo. Tentativo unico, devo fare subito il miglior giro. Sono bello carico. No, aspetta, così non mi piace, devo riavviare. Ecco, qua ho toccato il muro, non va bene. No, dai, sono arrivato tredicesimo, riavvio la sessione. Ecco, e qui ho fatto un dritto. Vabbè, ci rinuncio, parto da ultimo. Ok, sto weekend di Formula 1 me lo voglio godere tutto. Libere 1, libere 2, libere 3, qualifiche e gara. Oh, bene, si inizia con le libere. Certo che però continuare a vederli girare fa venire un po' sorgo. Ma io devo resistere. Cosa? Ma quanto ho dormito? Ma no, mi sono già perso tutte le libere, siamo alle qualifiche. C'è di buono che qua non mi addormento di sicuro, mi emoziono troppo. No, vabbè, ci rinuncio, mi faccio un'altra dormita, va. Dai, dai che lo passi, forza. Piano, 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 non toccatevi che sennò succede un casino. Dentro, se lo butti fuori ti squalificano. E poi vi fate anche male.
Oh, fammi passare, dai. Oh, non molla, eh. Vuoi vedere che ti faccio spostare io? E va bene, lo hai voluto tu. Adosso! Ciao, amico. Bene così, dai, sto andando di brutto. No, sono uscito. Vabbè, dai, meno male che c'è il flashback. E via che si torna in pista. Infallibile. Ah, il Gran Premio di Monte Carlo, sempre unico. Paesaggio, il mare, gli yacht. E poi qui le macchine sono talmente vicine che può succedere di tutto in qualsiasi momento. E non dimentichiamoci che forse il Gran Premio più importante della stagione dà anche diritto a una delle tre corone. Certo, le qualifiche alla gara sono praticamente la stessa cosa, ma vabbè, dettagli. Vediamo, la prossima gara è... No, Monaco, no, dai, ti prego. Sono troppo scarso, non ce la faccio. Non ho mai vinto una gara in vita mia. Vabbè, purtroppo va fatta, andiamo. Oh, che casino. Ah, in curva sempre, prendo sempre il muro. Ah, meno male che almeno adesso c'è il tunnel e sono tranquillo. No, 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 frena, 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 frena. Mamma mia, che pelo. Ok, dai, forse riesco a completare il giro per lo meno. No, ho spaccato la ruota, ma si può. Ritirato. Monte Carlo per me è una specie di maledizione. Dai, forza, non è possibile che quello non sia ancora fermato. Cos'ha, le gomme d'acciaio? Dai, su, forza, sbagliate qualcosa, dai. Niente, oh, come al solito sono stati impeccabili. Forse dovrei imparare ad essere più sportivo. È inutile tirarle. Ma, scusa, Hamilton non si è ancora fermato? Com'è possibile? Ah, ho capito, con la sua bravura a tenere le gomme andrà fino alla fine tranquillamente. Lo sapevo che la psicologia inversa avrebbe funzionato. Dai, fermati, forza. No, aspetta, non ci credo, sta andando al traguardo. No, vabbè, ma pure hai fatto un'impresa assurda. Guarda, dai, è ufficiale comunque. Portare sfortuna non serve a nulla. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Sì, ma cosa stai dicendo? Posso andare tranquillamente avanti così. Ok, forse non tiene più. È meglio che mi fermo. Bene, mettiamo le gomme hard, così almeno siamo a posto fino alla fine. No, aspetta, ho selezionato quelle da bagnato. Che idiota. Ragazzi, scusate, ho sbagliato. Non è che potete cambiare in corsa per caso? No, niente, decisi. Loro imperterri ti mettono quelle, eh? Vabbè, andiamo avanti con queste. Mamma mia, non tengono nulla. Oh, Hamilton ha finito senza una gomma. Io ce la devo fare. Ah, ecco, lo sapevo. Dimenticavo che non sono Hamilton. Ok, forza, ci siamo quasi, ultimo giro. Dai, che sono primo, poco meno di 2 secondi dal secondo. Forza, curva e... No, ma come 2 secondi di penalità? Aspetta, fammi andare a vedere come lo fanno nella realtà. Oh, adesso voglio proprio vedere, eh. No, vabbè, scusa, ma che taglio ha fatto? Gli daranno minimo 2 secondi. Ma come niente, scusa? Cos'è questa, Formula Onopoli? Aspetta, voglio vederci chiaro, fammi leggere il regolamento su internet. Ah, qui dice che se passi solo con le 2 ruote non conta. Ok, capito, vado subito. Almeno mi distacco abbastanza da non perdere. Ok, perfetto, ci sono quasi. E ho un distacco superiore a 2 secondi. E vai, ci sono riuscito, sono arrivato come quarto. Ma no, che stupido, io ho sempre tagliato. Mi hanno sommato le penalità. Ah, e me ne sono accorto solo ora. Si può essere così sfortunati? Forse è meglio tornare a far schifo a Fortnite. Almeno lì si sa, faccio schifo e basta, no? Invece no, qua continuiamo a far figure. Bella ragazzi, questa era Formula 1 videogioco vs realtà. Se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace e soprattutto condividete per arrivare a 20.000 like e fare un nuovo episodio con questo format. Magari, non lo so, il calcio con FIFA o tantissime altre cose incredibili. E inoltre non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nessun video. E inoltre, prima di andare, volevo salutare e ringraziare tutti coloro i quali nella scorsa live mi hanno fatto una donazione. Distruttore 2.0, ciao, grazie. Ciao a Jaguar Jig, ciao a Gabriele Dell'Olmo, ciao a Johnny il Pro, ciao a The Man, che ne ha fatte addirittura 2, grande The Man. Ciao a Dodolino 89 TV e infine ciao a Simo Gari. Bene ragazzi, il video per oggi finisce qui e noi ci vediamo domani con la live in cui ci sarà un'incredibile novità e giocheremo, come avete chiesto voi, a un solo gioco che sarà... Niente, lo scoprirete domani. Bella!